speciale Fantacalcio. Ed eccoci con un nuovo appuntamento dedicato tutto al Fantacalcio. Beh, Ciro è subito pronto con la sua rubrica. E vai, Ciro. Speciale Fantacalcio dedicato alla 29esima giornata del campionato di Serie A, che, come abbiamo già detto insomma in precedenza, partirà questa sera con il primo anticipo tra Juventus e Sassuolo, e si concluderà domenica sera con il doppio posticipo Lazio-Atalanta e Palermo-Napoli. Lazio-Atalanta ovviamente posticipo perché la Lazio ha giocato ieri in Europa League a Praga, ha pareggiato 1-1 nella data degli ottavi. Buon punteggio. Tanto insomma Europa League ieri abbastanza sorprendente in alcune partite. Il Borussia ha vinto 3-0 sul Tottenham, che ha surclassato la Fiorentina, netta e schiacciante, insomma direi anche abbastanza ipronosticabile alla vigilia. E poi la vittoria nel derby del Liverpool sul Manchester United per 2-0, e questo insomma un altro risultato importante. Vero, una stagione pessima per lo United sotto tutti i punti di vista. Sì. Però parliamo di fantacalcio, appunto. Dicevamo questa sera Juventus Sassuolo, e appunto dicevamo che il Sassuolo scenderà in campo con una formazione molto rimaneggiata, perché mancheranno alcuni giocatori importanti come Paolo Cannavaro, come Missiroli, ma è l'ultima ora insomma l'assenza anche di Berardi, che per febbre non è partito per Torino. Quindi una Sassuolo completamente rimaneggiato e che andrà a Torino, dice Di Francesco, per giocarsela. Vedremo. Ci credi? No. Ma com'è sincero questa ragazza? Ma io sono d'accordo con lui. Dovrebbe promuoverlo. Vabbè, insomma, ci penserà da solo. Lo scopriremo alle 20.45. Io lo aggiungerei al posto della lettera di Francesco. Esatto. Ecco, scopriremo. Lo scopriremo alle 20.45. La Juve dovrebbe insomma schierarsi con un 4-4-2 molto ordinato, con Lichtsteiner e Alessandro sulle fasce, e la soluzione Cuadrado con Pogba a centrocampo, mentre Khedira e Marchisio dovrebbero completare il reparto, la zona nevralgica del campo appunto, e Mandžukić e Dybala invece la coppia d'attacco. È ancora out Chiellini, che probabilmente recupererà per il prossimo impegno di campionato. Bonucci e Barzagli saranno i due centrali, quindi un 4-4-2 molto ordinato. La Juve non pensa al Bayern, perché schiera in pratica tutti i titolari, e assolutamente questa sera comunque ha l'opportunità di portarsi momentaneamente a più 6 sul Napoli, e questo sarebbe comunque dare ulteriore pressione agli azzurri. Nel Sassuolo bisognerà puntare tutto sul tridente Politano, Falcinelli, Sansone, che insomma sulla carta non è secondo me un tridente tecnicamente valido per mettere in difficoltà questa Juve, soprattutto in difesa. Juve che ricordiamo nel girone di ritorno praticamente non ha subito gol, una squadra solidissima e che non traballa quasi mai, quindi sarà sicuramente una partita molto molto complicata per Sassuolo, che però bisogna dare merito anche a Di Francesco, è una delle più belle realtà di questo campionato, e quindi vedremo questa sera che cosa accadrà. Secondo me il giocatore chiave resta Sansone, che all'andata punì la Juventus tra l'altro con quel bellissimo calcio di punizione, andando appunto in crisi fra l'altro la signora. Penso che anche se rimaneggiato il Sassuolo c'ha delle carte per fare X, perché praticamente è difficile, però nulla è impossibile, nel senso che se nei primi minuti di gioco si porta in vantaggio la Juve giocherà per il pareggio, e quindi scombina un po' per il molto, molto ottimista. mi piace. Se mi volete giocare qualche cosa a parte la nostra trasmissione, io punterei su Politano, che potrebbe segnare assolutamente. La Juve non lo conosce, quando la Juve non lo conosce subisce. Assolutamente, mi piace questa ventata d'ottimismo. Fatta calcisticamente, punterei su tre calciatori in assoluto. Vai. Due della Juventus, che sono Pogba e Dybala, che secondo me potrebbero questa sera essere decisivi. Dall'altra parte io punterei ad occhi chiusi su Sansone, perché ripeto, è uno di quei calciatori che con la sua velocità può mettere in difficoltà Barzagli e Bonucci, che non sono dei fulmini di guerra. Quindi questa potrebbe essere, ecco, il calciatore da schierare al fantacalcio che potrebbe mettere in difficoltà la Juventus. Ma veniamo alle partite del sabato e della domenica. Parliamo di Inter-Bologna, che è uno dei due anticipi di domani sera. L'Inter che nelle ultime gare comunque ha dimostrato insomma di trovare una certa quadratura. Abbiamo visto in Coppa Italia la vittoria super troppo inutile contro la Juventus, che poi ha eliminato i nerazzurri ai calci di rigore. Inter che dovrebbe schierarsi nuovamente col 4-2-3-1, con Medel e Brozovic a centrocampo, e poi Ljajić, Ceder e
Perisic alle spalle di Icardi. E contro il Bologna in casa, io credo che potrebbe essere finalmente l'occasione per Eder di sbloccarsi. Quindi Eder che non ha ancora segnato un gol con la maglia dell'Inter, io punterei su Eder e punterei anche su Brozovic, che comunque sta dimostrando di essere un centrocampista col vizietto del gol nelle ultime partite. Mentre nella Bologna, occhio ovviamente a Giaccherini, che è un calciatore sempre pericolosissimo e da schierare assolutamente a centrocampo. E poi io punterei anche su Masina, che è questo terzino tunisino. Italo-tunisino. E l'ho messo 2-1, vai. Esatto, esatto. È un calciatore molto interessante, di cui si parla anche in orbita Napoli per la prossima stagione. Sarebbe anche la Juventus lo sta seguendo, quindi se pareva. Ovviamente. Calciatore da schierare, secondo me. E poi, attenzione, rientra anche Handanovic tra i pali dopo la febbre smaltita. Rientra importantissimo, gara. Assolutamente. Quindi anche Handanovic da schierare, perché è uno dei migliori portieri del fantacalcio. Quindi Handanovic schiereresti, eh? Handanovic, Brozovic e Terra nell'Inter, mentre per quanto riguarda il Bologna, ad occhi chiusi su Giaccherini, e poi punterei anche su Basile in difesa, che secondo me è un elemento che può mettere in difficoltà da quel lato Nagatomo, che si ritroverà probabilmente sulla destra, quindi potrebbe essere un innesto interessante. Una chiave di lettura. Partite della domenica, perché io vorrei soffermarmi su Carpi Frosinone, che è il big match, diciamo, delle 15, nel senso che è veramente una partita fondamentale per la salvezza. Sì, certo, scontro salvezza. Assolutamente. Quindi noi consigliamo di vedetevela. Sì, se non vi addorme... No, nel senso buono, no, no. Beh, guardate, abbiamo puntato, vabbè, il tifosi del Carpi è minimo. Ah, vabbè, no? C'è, ma sì, anche quelli del Frosinone. Ma noi siamo tifosi del Napoli, però. Certo, assolutamente. Hanno un motivo per guardarlo, anche perché c'è la bolletta, che sicuramente... Noi abbiamo giocato, abbiamo un po' di rispetto sulle cose giocate. Ah, assolutamente. Il Carpi che è in casa è una squadra comunque... ostica, ha ottenuto tre vittorie finora in questo campionato tra le mura amiche, e si gioca una delle ultime chance per entrare nella corsa salvezza. Il Palermo probabilmente tiferà proprio per il Carpi, o comunque per un pareggio, visto che il Frosinone è lì a un punto, anzi forse il Palermo tiferà completamente per il Carpi, che secondo me potrebbe ottenere tre punti in casa. E io sinceramente, insomma, se dovessi scegliere due calciatori in questa sfida, punterei tutto sugli attaccanti, quindi Mancosu da una parte per quanto riguarda i Carpi, e chiaramente, lo diceva anche prima Peppe, Daniel Ciofani per quanto riguarda attaccante interessantissimo. Se non rimane col Frosinone, beh, sicuramente sarà uno dei più Credo che lo stesso Ciofani si schiererà al fantacalcio, perché lui lo racconta spesso. Lui si è acquistato al fantacalcio insieme a Tony Higuain il suo tridente, quindi lui probabilmente si schiererà anche in occasione di questa sfida con il Carpi. Parliamo di altre due sfide molto velocemente: Fiorentina-Verona e Udinese-Roma. Per quanto riguarda Fiorentina-Verona, io punterei tutto su Kalinic e Bernardeschi, perché sono due calciatori interessantissimi, lo sappiamo. Beh, bene, con Verona poi occasione ghiotta, è l'occasione ghiottissima con il Verona. Bernardeschi poi, insomma, è uno dei talenti più cristallini di questo campionato, veramente un calciatore che potrebbe fare la differenza anche in nazionale nei prossimi anni. E Kalinic, il vizietto del gol ce l'ha sempre, ovviamente attaccante completo, e secondo me potrebbe fare la differenza. Io schiererei pure Borja Valero, ma insomma questa è una partita nella quale tutta la Fiorentina andrebbe schierata. Mentre per quanto riguarda il Verona, occhio ovviamente a Luca Toni, che è da grande, il grandissimo ex, vorrà dire la sua, quindi io punterei tutto su Toni. La speranzina anche a Ionita a centrocampo la darei, perché è un calciatore che sappiamo con i suoi inserimenti può mettere problemi, assolutamente in difficoltà la Fiorentina. Mentre Udinese-Roma, altra partita delle 15, la Roma cerca l'ottava vittoria consecutiva, e sarebbe un ulteriore record per Spalletti da quando è tornato sulla panchina dei giallorossi, contro un Udinese incerottata. Sappiamo bene, insomma, lo sta vivendo una grande stagione. Però, insomma, tridente Bruno Fernandes, Zapata, Terò, secondo me potrebbe anche mettere un po' in difficoltà la difesa della Roma. E Duva Zapata, sappiamo benissimo le sue caratteristiche, attaccante in prestito dal Napoli, che potrebbe essere, secondo me, schierato e fare la differenza. Poco considerato, insomma, questo campionato. Vabbè, ha avuto dei infortuni, ha messo del suo allenatore. E nella Roma è utile dirlo, ragazzi, Salah, Perotti e del Shaarawy, li prendo in blocco e li schiero tutti e tre, perché tra l'altro Perotti viene schierato a centrocampo di fantacalci, quindi è un calciatore assolutamente da mettere. Salah e del Shaarawy in attacco sono imprescindibili in questo momento, è uno dei tridenti, insomma, più prolifici di questo campionato in questo momento della stagione, quindi schiererei tutti e tre in blocco senza alcun dubbio. Chiudiamo con Palermo-Napoli, posticipo. Okay. Il Palermo dovrebbe cambiare modulo, abbiamo parlato anche prima, 4-2-3-1 per Novellino, che dovrebbe schierare questo inedito tridente con Trajkovski, Vasquez e Quaison alle spalle di Gilardino. Secondo me, insomma, è un modulo interessante per questi calciatori, e quindi io
insomma, sinceramente punterei su Vázquez, perché secondo me è uno di quei calciatori che può mettere in difficoltà la difesa del Napoli. Del Napoli, occhio ovviamente a Gonzalo Higuaín, 26 gol nelle ultime 28 giornate con la difesa con la brodo del Palermo. È assolutamente il calciatore da schierare al 100%.